Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza trimestrale. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Faccio riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 5, episodio 48. Questa puntata dal colore informatico parleremo del tema C'era una volta Apple contro Wintel. Il link alla bloggata la trovate in descrizione di questo file di YouTube. Tra i numerosi topic dell'informatica c'è stato un argomento secolare che merita di essere ricordato come un elemento storico portante, pari alla scoperta dell'atomo. Un argomento che ha infiammato l'animo degli appassionati di informatica che popolavano i gruppi di discussione in Usenet. Non sapete cos'è Usenet? Beh, siete messi male. Erano appassionati che leggevano le riviste come Macworld, Microcomputer, PC Magazine, Macformat. Non vi dicono nulla questi numeri, questi nomi? Beh, insomma, vuol dire che siete proprio giovani, giovani infanti. Allora, la diatriba Apple contro Wintel è un ricordo oggi lontano. E oggi è obiettivamente totalmente privo di qualsiasi significato tecnologico. Oggi l'hardware Apple, già da molto tempo, ha motherboard poco diverse da quelle che si trovano nel mondo PC, salvo le EEPROM e le ROM, ovviamente di mamma Apple. I computer Apple hanno microprocessori Intel, il sistema operativo Mac OS X può essere installato con poche modifiche anche su hardware PC, su cui un tempo nativamente girava solo Windows. C'era una volta Apple contro Wintel. Erano gli anni 70, l'Apple Computer produceva la linea degli Apple II. Questi erano microcomputer che avevano il microprocessore ad 8 bit, il MOS 6502 ad 1 MHz, avevano di serie al massimo 128 KB ed una scheda 80 colonne, con disk drive da 5 pollici e un quarto. I modelli presero ad essere migliorati con il tempo: Apple II, Apple II Plus, Apple IIe, Apple IIc. Questa linea di ottimi computer associata alle stampanti MicroWriter 1 a 7 aghi ebbero molto successo nelle scuole americane. Buona fu la penetrazione commerciale anche in Italia. Per la linea Apple II furono scritti moltissimi programmi, tra cui fu veramente fantastica la mitica suite Apple Works, un integrato con word processor, spreadsheet e database, tutto in un programma che faceva svettare le macchine Apple II in termini educativi e di lavoro ai massimi livelli di produttività personale. La femmina di computer Apple II nei videogiochi e nella musica obiettivamente non sono mai stati molto dotati, tranne l'ultimo modello Apple II GS del lontano 1986. Il sistema operativo sulle macchine Apple II era il DOS 3.3 oppure il ProDOS. L'interfaccia era per tutti a linea di comando con interprete Basic Apple Soft precaricato in ROM, con cui era possibile gestire la macchina, tranne l'Apple II GS che aveva mouse ed una graphics user interface simile al Macintosh. Nel mondo dei personal computer c'erano i PC MS-DOS, computer IBM, cloni IBM, la Compaq, Fujitsu e quant'altro, oppure via via preso a piede anche gli assemblati. Erano tutti computer motorizzati da microprocessori Intel 8086 oppure 8088 a velocità non superiore ai 4 MHz. L'interfaccia anche qui era a linea di comando, era caricata in memoria da dischetti da 5 pollici e un quarto, e tali macchine disponevano di tantissimi programmi di produttività personale. C'erano anche i computer Olivetti, costavano un botto, molto di più dei computer stranieri, che comunque costavano
portavano già un occhio della testa a causa della lira cronicamente svalutata. Spesso l'hardware Olivetti era incompatibile con il mondo dell'hardware dei PC, dato che le macchine appunto Olivetti accettavano solo periferiche Olivetti. Verso la metà degli anni 1990 la Apple affiancò alla linea Apple II anche i Macintosh ed i Lisa, che avevano processori Motorola 68000 ed erano hardware assai costoso. La svolta fu poi vera svolta tecnologica? Beh, su cui si potrebbe discutere se fu vera svolta tecnologica la soppressione della famiglia Apple II in favore della linea Macintosh. Comunque, con il tempo furono introdotte da Apple la linea dei Pizza Boxes, Macintosh LC, LC2, Macintosh 2, Quadra Color Classic e quant'altro. Tutte macchine che furono motorizzate con il microprocessore della famiglia Motorola 68000, con hard disk interni, tastiera, mouse, drive da 3 pollici e mezzo. Con il tempo furono aggiunti anche i lettori CD-ROM. Era l'epoca in cui internet dalle università prese a diffondersi ai gestori telefonici. In Italia c'era il monopolio della Telecom. Per connettersi ad internet, oltre a pagare un abbonamento annuo anticipato ad un internet provider che avesse un point of presence nelle città, per fare una telefonata urbana piuttosto che una carissima interurbana. L'utente a quel tempo lontano doveva anche pagare il costo della telefonata per l'intera durata della connessione. Il tempo infatti era fatturato a scatti, più c'era lo scatto iniziale alla risposta. Internet era proprio roba da ricchi, sino a quando non vennero gli internet service provider gratis, con i quali perlomeno si pagava solo il costo della connessione. I modem in quel lontano passato oscillavano tra i 9600 bps e i 33600 bps, mentre ISDN da 64k era un sogno irraggiungibile per la maggioranza degli utenti home. Il macOS 7.1 fu la release tra le più significative e funzionali, gradualmente fu aggiornato sino alla versione 9.4, quindi parliamo del Macintosh OS Classic. Con un contestuale cambio di microprocessore della famiglia Apple, che abbandonò le CPU Motorola per approdare all'architettura PPC RISC. I PPC RISC erano microprocessori sviluppati dal consorzio Motorola, IBM ed Apple. Questo consorzio rivaleggiava con il gigante Intel e contro i piccoli competitor come Cyrix ed AMD. All'epoca questi due produttori stavano crescendo nella quota di mercato con microprocessori a prezzo più economico, però sempre ad architettura CISC. Nel mondo PC durante il 1990 uscì Windows 3.1 e poi Windows 95, appunto nel 95, che ebbe ad evolversi nelle sue varianti Windows 98, ME, che de facto furono una serie di programmi che giravano sopra l'MS-DOS, avendo la FAT16, poi la FAT32 per la gestione degli archivi. Il PC presero ad installare gli 80286, gli 80386, Pentium 1, 2, 3 e via dicendo, crescendo rapidamente di potenza di clock, con hardware a basso costo che però spesso poteva celare le tali incompatibilità hardware tra i chipset delle motherboard. Per quanto ci fosse ancora un oceano di differenza tra un Macintosh ed un PC, con il sistema operativo Windows 95 le differenze ebbero a ridursi drasticamente, sia nell'uso dell'interfaccia grafica quanto nella semplicità d'uso, oltre ad un inizio di plug and play. Il famigerato registro di Windows, incapace di cancellare le chiamate che erano rimaste nel registro dopo le installazioni, nonostante i programmi si fossero disinstallati, ebbe a far dannare l'animo di non pochi appassionati di computer. I virus per PC già circolavano ampiamente su internet, solitamente il rischio di infezione proveniva da Tucao, grandi archivi software libero, con il rischio di scaricare nei programmi zippati shareware pericolose minacce per i proprietari di PC. Prima Windows 2000, poi il ben noto e diffuso Win XP,
decretarono un quasi azzeramento delle differenze tra sistemi operativi Apple e Windows. Per quanto il registro di Windows continui ancora oggi, in parte ad essere fastidiosa fonte di grane, dal 1980 sino al 2001 fu l'epoca delle diatribe tra appassionati di computer, in cui la piattaforma Apple ingaggiò una furiosa battaglia commerciale contro la piattaforma Intel. Microprocessori a Motorola 68000 oppure RISC PPC con sistema operativo macOS contro il microprocessore Intel oppure AMD o Cirix con un sistema operativo Windows. Questi erano i due grandi paradigmi informatici. Da questo scontro epocale la Apple finì malconcia, al punto che rischiò di fallire, tanto che la Microsoft ebbe ad entrare nel capitale sociale della Apple per mantenere in vita un competitor che ormai era quasi bollito, perché i vari manager della Apple non seppero pianificare il futuro del loro sistema operativo. Infatti il bel sistema operativo macOS Classic, pur essendo perfettamente multitasking, non era tuttavia capace di gestire il calcolo parallelo, e quindi fu creato macOS X, de facto copiando il codice dal sistema operativo Next Step, il quale era de facto una variante del sistema operativo Linux BSD. Poi nel 2005 le motherboard Apple rimossero i microprocessori RISC G5, che erano stati ampiamente distanziati come frequenza e numero di core da Intel ed AMD, e l'hardware dei computer Apple divenne totalmente standard con il mondo PC, macchine che, a parte diciamo le ROM e le EEPROM della Apple, erano comunque già nativamente pronte a far girare anche Windows. L'Apple differenziò i suoi prodotti per design e per l'alta qualità dei componenti hardware scelti. Poi il porting di Maya su Linux permise ad Apple Macintosh di mangiare il mercato della Silicon Graphics. Erano venute meno le ragioni d'acquisto da hardware SGI, che costavano 10 o 20 volte in più rispetto alle soluzioni Apple basate su architettura prima RISC e poi Intel. Poi Apple ebbe a sfornare iMac, iPod, iPhone, iPad, l'Apple Store, riciclando il business che anni fa era fallito nel progetto Network PC, ma che ebbe un grande successo per quanto riguarda gli smartphone, con il mercato appunto delle app. Tutti questi prodotti, quindi iMac, iPod, iPhone, iPad, Apple Store, furono dei grandi successi commerciali, supportati anche dall'altro margine di contribuzione dei prodotti, dato che le fabbriche di produzione hardware erano in Cina. E poi storia contemporanea con i sistemi operativi Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 9 e via dicendo fino a 10 e quant'altro. Tutti i sistemi operativi Windows che non hanno obiettivamente più niente a che fare con il preistorico Windows 95. Per la cronaca, l'ultimo computer Apple ad architettura 68000 fu il Macintosh LC630. L'ultimo computer Apple ad architettura PowerPC fu il Power Mac G5. C'era una volta Apple contro Intel, oggi a mio avviso il Think Different è solo uno slogan commerciale molto costoso, ben confezionato. Ma per tornare al suo vero significato intrinseco del Think Different, a mio avviso bisogna essere almeno degli utenti di una qualche distro di Linux. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!